Buongiorno ragazzi, allora questa è la prima lezione che facciamo con questa modalità qui. Vabbè, niente, dobbiamo riprendere assolutamente il discorso del ciclo cellulare. Noi avevamo già introdotto tutta la parte dell'interfase del ciclo cellulare. Se vi ricordate, faccio un riassunto. Avevamo detto che il ciclo cellulare, cioè il processo che ci consente da una cellula madre alla formazione di due cellule figlie dura grosso modo 20 minuti nel caso dei batteri. Poi dipende dal tipo di cellula, la lunghezza. Comunque consideriamo che 20 minuti sono in un diagramma a tempo questo intervallo. Durante questi 20 minuti cosa succede? Succede che abbiamo un lungo lasso di tempo che si chiama interfase. Fase di cui abbiamo già parlato e niente, adesso ripassiamo un attimo le cose che ci eravamo dette. Invece quello che dovremo fare è sicuramente spiegare cosa avviene in questo lasso di tempo qui, questo che ho tratteggiato, che si chiama mitosi vera e propria. Quindi processo di mitosi, processo di duplicazione cellulare che nel caso degli organismi unicellulari come i batteri significa ho una cellula batterica, in 20 minuti ottengo due cellule figlie, oppure in un organismo eterotrofo, quindi come noi che siamo fatti da tante cellule, è il tempo che una cellula, supponiamo una cellula epidermica, impiega per formare due cellule epidermiche, quindi per innovarsi, per ingrandire il tessuto, queste cose. Allora, durante l'interfase abbiamo già visto che, e chiamiamo il processo di interfase 1, il processo di mitosi, lo chiamiamo 2. Durante il processo di interfase ci sono ben tre sottofasi che chiameremo, anzi abbiamo già chiamato 1.1, 1.2, 1.3. Cosa avviene in queste sottofasi dell'interfase? Allora, prima sottofase, gap 1. La fase di gap 1 è il periodo di tempo in cui una cellula che è uscita dal ciclo di duplicazione precedente impiega per raggiungere le dimensioni della cellula madre, per formare e sintetizzare tutti gli enzimi che gli serviranno, tutti gli organelli che gli serviranno, e quindi diciamo è un lasso di tempo nel quale la cellula poi andrà a svolgere le funzioni a cui è adibita. Quindi se siamo in una cellula epidermica, se siamo in una cellula cardiaca, se siamo in una cellula muscolare, il lasso di tempo in cui la cellula fa le sue cose. 1.2S, fase di sintesi. Sintesi vuol dire costruzione. Costruzione di che cosa? Sintesi di DNA. Una cellula deve formare due cellule figlie che contengono esattamente lo stesso DNA della cellula madre. Quindi, durante questa sintesi, cosa succede? Succede che il DNA, che negli eucarioti, perché noi vogliamo parlare degli eucarioti, è organizzato in cromosomi. Qui rappresento il cromosoma, centromero, i due bracci del cromosoma. Se dovessi zoomare vedrei la doppia elica. Comunque noi per semplicità rappresentiamo il cromosoma, consapevoli del fatto che sia un pezzetto di DNA, in questo modo. Durante la fase di sintesi, S, quindi S lo scrivo sopra la freccia, sintesi, il cromosoma forma i due cromatidi che sono uno identico all'altro. Cancello qui, sono abituata, nessuno abituato. Ecco qua. Quindi noi abbiamo la formazione di due cromatidi uniti dallo stesso centromero, e quindi diciamo che alla fine della fase di sintesi tutti i cromosomi, supponiamo di avere una cellula che contiene quattro cromosomi, saranno duplicati. Quindi il cromosoma rimane, dopo la sintesi, formato da due cromatidi. Ma ti di
Come ciò avviene, l'avevamo accennato, la doppia elica si apre, quindi c'è un enzima che funge da cursore, come se io avessi una cerniera, quindi il cursore della cerniera mi apre la doppia elica, i due filamenti si duplicano appaiando i nucleotidi complementari. Va bene, quindi i cromatidi si sono formati nella fase 1.3, è la fase di gap 2, di gap 2, la cellula cosa fa? Allora, nella fase di gap 2, ecco, compaiono vicino ai cromatidi queste due strutture proteiche che si chiamano cinetocori, che saranno praticamente i luoghi in cui le fibre del fuso mitotico, tutti i termini che vediamo poi successivamente, si attaccano quindi e tireranno come se fossero due elastici questi cromatidi affinché poi questi si possano separare per formare poi due cromosomi che andranno nelle due cellule che si sono formate. Ecco, a questo punto io direi che la fase di interfase si può dire completa. Quindi supponiamo di essere partiti da questo punto. Allora, durante questo punto abbiamo una fase gap 1, una fase di sintesi e una fase di gap 2. Queste cose le avevamo già viste. Comunque, se volete, anzi dovete guardarli anche sul libro, sul CARTIS. Oh mamma, adesso il libro l'ho messo lì, va bene, la pagina non me la ricordo. Allora, la pagina è a pagina A190, figura 4. Trovate questo che è un po' il diagramma riassuntivo, un diagramma del tempo, dura 20 minuti, poi dipende dal tipo di cellula, e abbiamo analizzato tutta l'interfase con questa lezione di ripasso. Gap 1, S2, gap 2. Cosa succede? Nella più importante di queste sottofasi è la sintesi del DNA, quindi da un cromosoma i due cromatidi attaccati dallo stesso centromero. La cellula durante l'interfase, se vista al microscopio, come appare? Appare come se non succedesse niente, in realtà succede questa sintesi che è una parte fondamentale di tutto il processo di duplicazione. Qui ho disegnato questa volta la cellula, la sua membrana nucleare. All'interno della membrana nucleare io vedo una cosa così, come se vedessi un gomitolo, questo filo del gomitolo rappresenta DNA. E perché è così? Perché durante l'interfase i cromatidi che sono presenti e racchiusi dentro il nucleo sono e hanno un DNA molto despiralizzato, quindi questi bracci qui appaiono molto molto lunghi, uno si attorciglia all'altro, vedendolo al microscopio quello che vedo è questa cosa. In realtà io so che se andassi a vedere molto più zoomato, molto più ingrandito, vedrei delle strutture fatte così. Noi abbiamo ad esempio 46 cromosomi, quindi immaginate cosa succede con 46 cromosomi, peraltro duplicati all'interno di una singola cellula nel nostro organismo, vedremo altro che un gomitolo di questa entità. Va bene? Ecco, quindi la prossima volta noi analizzeremo due, la mitosi, anche la mitosi, vedremo e nomineremo come 2.1, 2.2, 2.3, solito indice guidato che abbiamo utilizzato, le diverse sottofasi della mitosi vera e propria. Ok? Quindi tutto questo si chiama ciclo cellulare. Ciao, alla prossima!